Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusate se è da tanto che non li faccio, ma ho avuto dei problemi con i programmi per registrare. Bene, come promesso sono in single player, in creativa, non incomincerò oggi la serie, la farò più avanti. Ammirate qui questo lag. 40 fps ragazzi, 30, sto registrando, non ci credo. Bene, oggi parleremo di una mod. Da come avrete già visto dal titolo, è la Vertical Redstone. Bene, come vedete le porte sono chiuse. Ora premendo la leva, vedete che si aprono. Vabbè, c'è il bug che non si possono aprire entrambe, quindi vabbè, adesso si chiude, si rimane aperta una in teoria perché la leva è spenta. Comunque vedete la redstone verticalmente, lo vedete, si può anche usare senza stare a fare tutti i giri con la redstone normale, vedete questi qua soliti, facevamo questi, ricordate, la solita lagna del sabato sera, perdere 3 ore a fare tutti i giri della redstone. Bene, ora potrete farla direttamente dritta, solo la redstone, no, i repeater. Vedete anche qui sotto, l'ho fatta per poter avere più spazio, quindi potrete usare meno spazio per, cioè più spazio per i meccanismi. Poi potrete usarla anche in multiplayer, però attraverso dei metodi che forse più avanti, se voglio, farò un video, spiegherò come mettere il mod anche sul multiplayer, che so che sarà utile. Bene, oh. Oh ragazzi, il personaggio mi andava indietro da solo. Bene, finiamo dicendo il botto. Poi scusate ragazzi se da questi video qua si inizierà a vedere la freccetta. Solo che un mio amico che guarda i miei video ha detto che vorrebbe che mettessi la freccetta perché non capisce mai quello che faccio. Quindi se non capite anche voi, da adesso capirete. C'è il player, raga, guardate, è impazzito, mi va su giù, mi va indietro, so che io premo. Bene, esplosione più totale. Oh, dimmi, adesso non funziona più. Oh cavolo, oh, non è neanche laggato, raga, avete visto, soltanto partito via tutto. Allora finiamo questo qua con questi 3 botti più letali. Distrugge tutto il legno che avevo messo, tanto poi il mondo sarà distrutto, quindi boom. Beh, vediamo fin quando resiste. Invece, oh, in salta il player, è impazzito oggi, ragazzi. Beh, vediamo se resiste se lagga, che ho installato delle mod che servono per non far laggare. Appena uscirà la 1.2 lo farò. Poi farò un altro video su mod e un altro video che ho intenzione di fare sul server di Luke 4316, che scoprirete a breve, non vi dico niente. Così vi incito a guardare. Poi adesso finiamo e poi vi mostro come installare la mod. Vediamo se lagga ragazzi, se lagga. Avete visto, non è neanche laggato. Beh, come sempre computer 20 fps, 28, vabbè, questi fps, guardate che buco. Bene, ora spiegherò come installare la mod. Lascerò in descrizione questi due pacchetti, Vertical Redstone e Mod Loader. Basta andare semplicemente su percentuale app data percentuale roaming.minecraft bin Minecraft, lo aprite con WinRAR, cancellate la cartella metainf, mi raccomando cancellate questa cartella, ve lo scrivo per gli orbi, moto carattere mettiamo un bel 72, cartella meta cancellatela,
No, se no la mod non vi funzionerà. Ok, questa dovete cancellarla, che è qui più o meno, circa qui, e poi prendete, scusate, prendete i file della che vi lascerò in descrizione e li trascinate dentro minecraft.jar. Fate con entrambi i file, se no la mod non vi funzionerà, non chiedetemi il perché. Cancellate pure meta inf, lo ridico, per che se no la mod non funzionerà. E fatto questo, la mod è attivata, cioè vi partirà solo per il single player logicamente. Poi voglio concludere dicendo delle cose riguardanti al mio canale. Eccoci qui. Qui sono gli iscritti, 187, sono aumentati negli ultimi due giorni. Anche le visualizzazioni totali, caricamenti aumentano a dismisura, ragazzi, non vi ringrazio, in 5 giorni sono aumentate di come minimo 200. Non capisco da dove, da come, ma vabbè. Poi sì. Voglio sponsorizzare questo canale. È il canale di... ah, questa nuova mappa, wow, nuovo video, cioè non l'avevo neanche visto. Vabbè, questo canale qui lo sponsorizzo perché gli ho chiesto un favore e lui me l'ha fatto. Quindi se volete chiedergli qualcosa riguardante bucket, cose varie, chiedeteglielo e lui, se ha tempo, vi farà un video su come utilizzare questi metodi. Ok ragazzi, mi pare che sia tutto. Fuminoschi, io sul canale vi lascerò il link in descrizione. Va bene, ciao e alla prossima. Ciao ciao.